Salve ragazzi e bentornati su Quid sul server 2 con Nevs. Vi piace Nevs, eh? Perché tutte le volte Nevs vi dà un nuovo spunto di riflessione. Ad esempio potete riflettere sul perché seguire proprio questa rubrica del cazzo e non un'altra rubrica magari fatta bene sulle notizie videoludiche, perché il web è pieno. Che fai? Lo so, ranza... a noi stessi, sì. Spietata. È una forma di antitrust che ho appena inventata. Buongiorno e bentornati su Nevs, la rubrica l'abbiamo già detto. Sì, vai. E sarà che oggi ci siamo alzati un po' prima del solito, il mio fuso orario non funziona proprio bene. Oh, che bella mattinata che ho passato. Ho detto, mi alzo alle 6:35 minuti, perché così prima di venire in studio faccio uscire il cane. E non è che pioveva. Diluviava. Vomitava acqua a quell'ora. Sono uscito con il cane con l'ombrello e tentavo di coprire me e il cane. Il cane ogni tanto alzava la testa e mi fissava come a dire: tu sei un coglione, non riuscirai mai nel tuo intento. Intanto l'acqua dell'ombrello gli grondava sulla testa. Bene, iniziamo in maniera proprio così immediata, pesante, perché oggi si parla immediatamente. Aspetta, mi tolgo gli occhiali, non vorrei che pensaste che i miei occhiali siano una presa in giro a Hideo Kojima, l'unico uomo al mondo che merita davvero di indossare gli occhiali, perché senza sembra la toppa della serata. Death Stranding, probabili dettagli sul gioco rivelati da Kojima. Ma non sei curioso? Lo sentite anche voi? Sta puzza di me, la senti? Non è che io non abbia curiosità, però insomma, secondo me, dopo soli 2 anni, non è il caso di far vedere il gioco, no? Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più misteriosi che siano visti. No, non è che... oh, piano. Allora, giochiamo bene su questi cazzo di termini. Più misteriosi una sega. Non si capisce niente. Ed titolo... è diverso dal mistero. Un titolo misterioso è un titolo che ti mostra qualcosa della quale non comprendi il significato. Death Stranding non te lo mostrano. Non è che è misterioso. Non te lo fanno vedere. Non c'è. Comunque, più... misteriosi più assenti che siano stati visti sulla scena videoludica da molti anni a questa parte, a partire dall'enigmatico primo teaser fino ad arrivare ad un secondo trailer altrettanto enigmatico. Poi si sa della trama poco si sa, scusate oggi ci vedo poco ma sto dormendo ancora, poco si sa della trama o del tipo di gameplay grazie anche all'incredibile mancanza di loquacità da parte del creatore Hideo Kojima. Tuttavia, grazie al potere dei soldi, forse abbiamo qualche altro elemento che potrebbe aiutare a definire che tipo di gioco sia Death Stranding. Con un tweet, infatti, lo stesso Kojima aggiunge che annuncia che le medagliette viste al collo dell'attore Norman Reedus durante il primo teaser saranno presto un prodotto di merchandise. Non mi aspettavo rivelazioni così importanti sul gameplay. Questo è il gameplay proprio. Tu compri la medaglietta. C'è ancora mezza Nevs, tranquilli. In allegato al tweet vi è una foto della medaglietta su cui cerchiamo di inserirla da qualche parte, su cui si può distintamente notare la presenza di un'incisione. Si tratta di un dito medio. Si tratta di una formula legata al cosiddetto raggio gravitazionale o raggio di Schwarzschild. Senza dilungarci troppo nell'ambito della fisica, in particolare la teoria della gravitazione e della relatività generale. Cioè, è mattina, ma tu va veramente. E beh, se Nevs e deve essere misteriosa pure la Nevs. Porca puttana. Basti pensare che la formula del raggio di Schwarzschild è legata al concetto dei buchi neri. Una volta scorto questo dettaglio, i fan si sono sbizzarriti con varie teorie, come quella secondo la quale il protagonista di Death Stranding potrebbe essere in grado di manipolare i campi gravitazionali fino a formare dei buchi neri come Ara. Ma sono solo teorie. In attesa di un nuovo trailer o qualche monosillabo in più da parte di Kojima. Andrea Costagliola, aka Sampool. Grazie Andrea per questa notizia che... Andrea, io ti voglio bene, lo so, e non è colpa tua. Tu riporti soltanto la tragica realtà dei fatti. La realtà dei fatti
è che Kojima ha a malapena in mano il motore di gioco. Però aveva detto che doveva l'ha fatto vedere al regista, come si chiama, del Toro. A Guillermo del Toro. Insieme hanno riso perché non c'è un cazzo. Secondo me gli ha portato una cosa, iniziava, stava scritto Death Stranding da una parte e poi c'era un'enorme faccia da troll e diceva: ecco i soldi dove stanno andando a finire di chi ha già preordinato il gioco. E Kojima è del Toro lì. A un certo punto entra Norman Reedus, fa: ma voi andate avanti alcol, io ho portato la coca. Io lo so che siete tutti desiderosi di giocare un nuovo gioco di Kojima, libero dalla pressione di Konami. Tutti vogliamo vedere una cosa del genere. Però dovete rendervi conto che è come se voi entraste in un ristorante e questi, prima di mettervi davanti il menù, vi facessero vedere di che colore sono le mutande del cuoco. Allora, prima di iniziare questa, vi ricordiamo che saremo domani a Milano. Veramente siamo domani a Milano? Ma oggi non abbiamo la notizia. Non abbiamo la notizia di QDSS.it perché abbiamo registrato un po' in anteprima, quindi probabilmente non è arrivata, ma andate su QDSS.it. Ci sarà la notizia, tanta, che abbiamo tanta roba. Ma facciamo così, invece di darvi la... Ma aspetta, notizie che non abbiamo letto, e sicuramente ci saranno notizie che non abbiamo letto. Sicuramente, però, siccome noi non vi abbiamo dato un'anteprima di questa notizia, per darvi il contentino, appiccicheremo su questo video la faccia di Norman Reedus. Vi basti questo, vi basti. Ma io posso andare avanti così? No, stavo a dire una cosa seria. Sì, no, dicevi. Di che domani siamo a Milano, perché oggi partiamo. Quindi come abbiamo fatto a pubblicare questa Neves? L'abbiamo registrata di giovedì. Oggi è giovedì. Quindi, e sono le Cristina d'Avena di 8 di mattina. E 44. E io sto ancora dormendo. Sto dormendo. E comunque i posti per lo spettacolo pomeridiano di Life ci sono ancora, però la prevendita è stata chiusa. Quindi è importante dirvi questo. Saremo ovviamente pure a Bologna il giorno dopo l'Immacolata Concezione, che tutti sappiamo essere l'8 dicembre. È la festa degli imbianchini. Ah. È tutto bianco, è immacolato, una giornata che ricorda il candore. Ma sto giro, sai che c'è? Mi posso pure alzare, fatela da solo. Gli mostriamo la potenza dei nostri mezzi professionali. Michele, a te piacciono queste cose? A chi mi chiede? A Sabaku, ovviamente. Ah, ciao Sabaku. Parlo con l'unico youtuber che gira in 4K al momento. Allora, Sabaku, ti sfidiamo a fare questo. Ah, ragazzi, e voi ci sentite, vero? È normale che ci sentiate, perché noi siamo QDSS. Al momento l'unico canale italiano che può permettersi di gironzolare per la stanza sempre con un audio cristallino. Sapete, ma con un fuoco non da manuale. Con un fuoco non da manuale. Però la vera cosa importante è la faccia di Mikkelsen. Super Mario Odyssey, Cappy può uccidere Mario. Quando? Come? Cappy, attenzione abitanti del Mushroom Kingdom, Cappy non è vostro amico e vuole eliminare Mario. Non è vero, nella storia no. Sapete perché Cappy è il cappello di Super Mario? C'è uno dei mondi in cui Super Mario si trova a giocare in cui fa molto molto caldo. Super Mario, tenendo in testa il cappello, suda, poi si ritrova in Antartico e gli prende una fitta fortissima qua dietro. Comunque, Cappy, il magico cappello di Mario, ha recentemente rivelato la sua vera natura. Egli è un essere sinistro e aiuta l'idraulico baffuto solo per il suo tornaconto. Sembra l'inizio di una creepypasta. In realtà si tratta di qualcosa di tutt'altro che... Madonna! Ah, di un qualcosa tutt'altro che sovrannaturale, scusate. Bug e glitch. Pare infatti che catturare un piranha plant in determinate condizioni costringa Cappy a bloccarsi in un angolo della mappa. Fortunatamente per bloccarsi è sufficiente ricaricare, per sbloccarsi è sufficiente ricaricare l'ultimo checkpoint. Cappy ci vuole morti? Non lo sappiamo con certezza. In rete sono diversi video che mostrano lo stesso bug e l'ironia sulla natura malvagia del cappello non è tardata ad arrivare. Tommaso, Cacaruccio, Aka, Kiba. Anche Nintendo c'ha i bug nei giochi. Sapete perché? Perché adesso cominciano a diventare molto complessi anche i giochi Nintendo e quindi... Beh, diciamo che dall'ultimo Zelda la complessità si è evoluta a un nuovo livello. E ovviamente arrivano pure i bug, perché i bug sono figli della complessità. Quando parliamo di giochi di merda, noi parliamo di giochi che nonostante siano semplicissimi riescono a essere pure tremendamente buggati. Vabbè dai, anche i glitchotti c'erano addirittura sul Game Boy, quindi figuriamoci.
Due cose in più: abbiamo il server di Discord, il link ve lo lasciamo in basso, quindi se volete partecipare alle discussioni. Sì. Come fai i collegamenti per testuali? Il link ve lo lasciamo in basso perché abbiamo appena parlato di Nintendo. Cosa allunga Reddit? E poi voglio accennarvi a una cosa che abbiamo pensato pochi giorni fa, due giorni fa, in live. In live c'è stato un sondaggio che è andato molto bene, che riguarda i cazza di sicurezza. Ora, i cazza arriveranno tutti quanti nella settimana tra il 27 novembre e il 1 dicembre, quindi tutta quella settimana là arrivano i cazza a tutti quanti. Il Natale è salvo. Il Natale per voi con i cazza è salvo. Ma tanta gente ci sta richiedendo questo cazza e l'idea di fare una limited edition sotto Natale è forte. Molti hanno detto che vorrebbero la limited edition, proprio lo Strawball, abbiamo anche la foto del Strawball, ed è stato incredibile vedere come così tante persone mettano il cuore nelle stronzate. Noi siamo commossi, veramente tanto commossi, perché sono persone pentite, persone che non hanno supportato il cazza all'epoca, che adesso si sono redente e finalmente supportano questo. Quindi ci stiamo pensando in modo molto serio. Molto serio. Come sarà fatta la limited edition? Sarà natalizia, quindi sarà identica all'altro cazza, ma uscirà a Natale. La differenza è proprio nel periodo di uscita. Allora, leggi tu questa bella notizia. Sex perché... toys, te pare che quando si tratta di sex toys, quando la privacy è solo un bel ricordo. Un nuovo ed interessante sex toys è stato lanciato sul mercato. Si tratta di un comune vibratore con delle caratteristiche high tech molto interessanti. Il simpatico passatempo si collega via Bluetooth allo smartphone per ricevere i segnali audio della traccia che stiamo riproducendo. In questo modo il suddetto arnese vibrerà a ritmo di musica o di qualsivoglia traccia scelta. Io ci metterei il sindaco di Palomonte. Immagini che vibrazione strana. Cittadino! La brillante idea è stata però vanificata da un piccolo bug nella sicurezza della privacy dell'utente. L'applicazione infatti non solo inviava la traccia audio, ma apriva automaticamente anche il registratore. I versi più intensi e profondi venivano poi salvati in una cartella di sistema facilmente rintracciabile. Tuttavia, state sereni, l'azienda inglese ha fatto sapere che aggiornando l'applicazione il problema dovrebbe sparire, così da lasciare la privacy più totale a chi ha acquistato questo innovativo sex toys. Marco Franzon, aka... Non siate così tesi che poi vi spezzate. Io non capisco. Vabbè, è molto interessante sapere che dal mondo dei giocattoli sessuali ogni tanto venga fuori una buona idea. Sicuramente non intensa come la granata anale che abbiamo visto l'anno scorso, che era comunque un'ideoccia come si deve, ma comunque interessante. La granata anale funziona così: tu ti infili in culo una granata, è una granata, cioè, realizzata di silicone, anallergica, però esplosiva tre volte tanto una granata normale. Il partner a quel punto tira la spoletta e tu hai 40 secondi di tempo per vivere la tua vita prima di saltare in aria. In quei 40 secondi, ve lo giuro, il sesso migliore della tua vita. Io l'ho provata tre volte. Non ce l'avevo in culo io, però. Ragazzuoli, io avevo in mano una cosa molto importante, che è questa. È tutta la sceneggiatura di YouTube Money 3, tutto quello che ci siamo trovati a... Fermo. Chiacchierare. Perché, cioè... Su questa sceneggiatura manca una cosa: la nostra firma. E adesso la apponiamo. Senti, mi posso muovere. Vedete che abbiamo tutte quante le firme. Manca la nostra firma. Quindi la vuoi apporre qui? In live, durante la NEVS. Questa è la NEVS più bella da tanto tempo a questa parte. Non trovate? E così abbiamo concluso questo documento di regia. Questo qui non verrà spedito, ma ci sono gli altri che sono stati proprio fatti apposta per essere spediti ai ragazzi fortunelli che hanno creduto nel nostro progetto. Guardatemi in faccia, ragazzi. Questo è il futuro di YouTube. Ma non posso.